Buongiorno, buona serata a voi tutti, gentili ascoltatori, gentile pubblico e appassionati del pallacanestro dei minors, del basket qui in Friuli Venezia Giulia. Vi saluto dal Palazzo dello Sport, il Palaviola di Codroipo, dove fra pochi istanti agli ordini dei due direttori di gara che sono di Pordenone, ossia Detata e Toffolo, avrà inizio il terzo incontro per quanto riguarda il girone di ritorno del campionato di basket di Serie C Silver. In fondo di fronte, dunque, in casacca bianca, la compagine di casa del Codroipo, della Blue Energy di Codroipo, che affronta i sempre temibili giocatori allenati da Vanni Zanon, ossia la Trevisan, la Tisana, appunto la Trevisan Confezioni, la Tisana. Primo pallone alzato dunque dalla coppia arbitrale e si va a cominciare in questo terzo tenzone appunto del campionato di basket gestito dal Comitato Regionale della Federazione Italiana Pallacanestro, presieduta dall'avvocato Giovanni Adami. Un saluto a tutti gli internauti perché ci seguite appunto sulle linee della ASDL o di Wi-Fi o di quello che volete per quanto riguarda il vostro computer, l'iPad e quant'altro, ma anche sulle frequenze di Teleantenna di Trieste, che salutiamo tutti coloro i quali sono appunto di fronte al televisore per gustarsi questo incontro che ha diverse tematiche da dover in qualche modo sottolineare, soprattutto per quanto riguarda le caratteristiche di questo incontro, ossia parliamo pure di un derby bassa media Friuli, perché Codroipo e la Tisana sono a un tiro di schioppo fra l'una e l'altra cittadina, due cittadine che danno molto e hanno dato molto e continueranno a darlo sia a livello giovanile che a livello di basket seniores alla pallacanestro del Friuli Venezia Giulia e non solo. E allora abbiamo intanto il punteggio che è di 3-0 in virtù del primo canestro pesante per quanto riguarda il tiro del 6-35 del numero 14 Giovanni Infanti, ed è proprio uno degli ingredienti di questa partita. Perché? Perché giocatori appunto che giocano nell'una squadra hanno giocato nell'altra squadra solamente lo scorso campionato di basket del 2014-2015, e nel caso specifico appunto abbiamo, per quanto riguarda il Codroipo, che presenta rispetto allo scorso anno un Infanti che giocava appunto alla Tisana, invece quest'anno gioca a Codroipo, e dall'altra parte, pensate un po', abbiamo i due Bianchini che hanno fatto tutta la loro carriera inizio appunto di basket giovanile con il Codroipo, e poi giocano adesso nella compagine appunto in casacca rossa del Trevisan Confezioni. Ma insomma andiamo a commentare questo inizio di incontro con il basket Codroipo, con la Blue Energy di Codroipo, che nella precedente giornata non ha giocato perché in questo campionato di Serie C Silver, Friuli Venezia Giulia a livello maschile, si gioca in dispari e quindi una giornata a testa dovrà essere osservata per quanto riguarda il turno di riposo, mentre per quanto riguarda la Tisana, l'altra partita, quindi settimana scorsa, vinse per 79 a 70 sulla squadra del sistema Pordenone. E a questo punto allora siamo sul 5-2 in virtù anche del canestro di Maran, ma andiamo subito a conoscere, amici di Teleantenne, amici internauti che ci seguite sul computer e sul sito FVG Sport Channel, a conoscere dunque chi sono i quintetti in campo. E cominciamo con i padroni di casa della Blue Energy di Codroipo, il cui allenatore, che è un nuovo allenatore per quanto riguarda quest'anno, sia Portelli, ha voluto inserire Moretti col numero 4, poi con il numero 5 abbiamo Girardo, poi con il numero 17 abbiamo uno dei giocatori, secondo me, più potenti a livello fisico e anche a livello tecnico, appunto Nata, e poi dall'altra parte abbiamo, che va a segnare in questo momento, il numero 7 Nobile,
e poi a concludere, come dicevamo, con il numero 14 Infanti. Per quanto riguarda invece la compagine che ora è in attacco e che sta subendo due punti di distacco, 7-5, con questo canestro va più 1 a 8-7. Il canestro è di Maran, uno dei giocatori più esperti della categoria, e dunque abbiamo il numero 8 nonché capitano anche Maran, e poi con il numero 4 Rubin, con il numero 5 in possesso di palla Galli, classe 92, un playmaker per me quanto mai atipico, ma quanto mai anche duttile, insomma, nella sua performance di gioco. Poi con il numero 11 Norbedo, che giunge poi da Trieste, giocò in Serie D lo scorso anno, e poi dall'altra parte abbiamo ancora per il quinto giocatore un ragazzo che ha maturato diverse esperienze in diverse società e da tre stagioni a questa parte indossa la casacca rossa della Trevisan Confezioni, ossia Cruz. Questo è dunque il quintetto a vantaggio del coach, che è un nuovo coach rispetto allo scorso anno, ossia Vanni Zanon, un coach di grandissima esperienza, tanti anni a San Daniele e anche a Spilimbergo, e quest'anno ha voluto appunto andare a consentire alla società del presidentissimo della pallacanestro Tagliamento, a consentire appunto della sua capacità in questa squadra, una squadra che è composta da giocatori di ottima esperienza e anche di ottime capacità individuali. E allora dunque siamo con il punteggio di 9-12, abbiamo parlato in questi primi 5 minuti e 15 di gioco, quando la squadra ospite è sopra del punteggio di 12-9, ma quando il Codroipo con Nata va a battere due tiri liberi e il primo però si infrange sul ferro e quindi non va a colmare il gap di 3 punti che al momento la scompagine del Trevisan Confezioni della Tisana Tagliamento ha a suo favore. Ora ne ha solamente 2 per un tiro su 2 per Nata, quindi 12-10, buon inizio del Codroipo, e poi con due tiri pesanti di Maran la Tisana si è fatta sotto, ed ecco che il punteggio a 5 minuti e mezzo dall'inizio della partita è di 12 per chi attacca, 10 per chi difende. Un attacco è per Galli, il suo tiro però è corto, il rimbalzo è per Nata che affida poi al playmaker Moretti. Il pallone poi viaggia per le file di Infanti, poi ritorna Moretti, è ancora in gira per le fasce laterali, ci trova Nata quasi vicino al pettine, su di lui c'è Johansley Cruz, fuori ancora per Nobile, il Nobile però non riesce ad appoggiare in maniera concreta il pallone. Dall'altra parte c'è un contropiede che viene comunque fermato con un fallo personale fischiato al numero 5 Girardo, viene fermato appunto il Norbedo, e c'è il primo minuto di sospensione appunto chiesto dalla squadra di Codroipo, dal coach Pontisso, per capire un po' come si deve sviluppare il gioco, soprattutto difensivo, perché abbiamo visto che la Trevisan Confezioni di Latisara comunque sta sfruttando anche per 4 volte consecutive la transizione, quindi gioco in contropiede dopo gli errori in fase offensiva che ha appunto operato in questo inizio di partita. La partita che è iniziata da 6 minuti circa, 6 minuti e 6 secondi, quando il punteggio di 12-10, con la squadra dunque della Trevisan Tisana, che è una squadra che al momento in classifica va a ricoprire il suo sesto posto. Invece va molto bene in classifica la squadra di casa del Codroipo, perché è alle spalle del Breg, veramente regina di questo campionato di Serie C Silver, e segue poi il San Daniele. Proprio il Codroipo, anche assieme all'UBC e a Don Bosco, ha 22 punti, però con una partita in meno per effetto di quello che vi dicevo prima, che bisogna sempre osservare un turno di riposo, in quanto questo campionato è di squadre, fa composto di squadre dispari. Allora ci sarà Norbedo che andrà a battere il tiro libero a suo favore. Il primo va a bersaglio, vediamo un po' il secondo, e quindi si dilata ancora un attimino il
vantaggio, non va il secondo, 13-10. Dice, dice dunque il punteggio, si riprende dunque a giocare il, la difesa voluta da coach Zanon, è una difesa mista Zora, però che dà spazio sotto misura al pivot appunto numero 17 Nata, che va a posizionare con tranquillità grazie anche al utilizzo del tabellone un canestro che riporta proprio a contatto di gomito il punteggio. Ecco, beh, un bel gioco in dai e vai con pick and roll con Cruz, e ulteriori due punti fanno 15-12 dopo i primi 7 minuti di questo primo quarto fra la compagine allenata da Vanni Zanon, che ora subisce ulteriori due punti, e quella appunto della squadra di casa della compagine del Blue Energy di Codroico, che ora va proprio a subire ulteriori due punti, e quindi il gioco si è quanto mai veloce e quanto mai fresco per queste due squadre nate da uno, come dicevo prima, appunto Vanni Zanon, grandissimo esperto del campionati, ma giovanile anche di queste categorie, e dall'altra parte ovviamente abbiamo coach Portelli, che quest'anno appunto in questi due anni, ultimi due anni, ha voluto cambiare la sua opportunità nella pallacanestro diventando coach effettivo dopo anni di militanza anche per quanto riguarda la sua performance in campo sul rettangolo di gioco. Pronti sul cubo dei cambi per quanto riguarda il Codroipo, due sostituzioni, vedremo al gioco fermo chi potrà, su chi potranno sostituire. Intanto c'è il Codroipo in fase offensiva con Nobile, c'è un arresto e tiro per Nobile, il tiro però è piuttosto corto, il pallone che esce dal campo lasciato da Cruz senza essere poi raccolto, in quanto ha preferito Cruz che il pallone andasse fuori dal campo, e c'è un ulteriore minuto di sospensione anche per inserire i due giocatori, soprattutto per quanto riguarda coach Portelli, nel contesto del contesto appunto del pentagono, quindi dei 5 giocatori in campo per la Trevisan Confezione Artigiana, che è sopra di 5 lunghezze. Siamo su 19-14 dunque, quando manca 1 minuto e 50 al termine del primo periodo, un primo periodo in cui le due squadre peraltro si stanno affrontando a viso aperto, con difese che effettivamente non sono tanto chiuse sui rispettivi giocatori, però lasciano giocare, lasciano andare, e soprattutto ha sfruttato questa situazione la compagine di Vanni Zanon con i contropiedi che l'hanno portata poi a segnare da sotto anche dei punti importanti, fatto che sono appunto sopra di 5 lunghezze. Dunque 19-14 per la squadra in casacca rossa, che ora avrà l'opportunità di andare a rimettere il pallone proprio al lato, nella propria zona difensiva, e per quanto riguarda il Codroipo vediamo che ora la difesa è un po' più lunga, ma vediamo anche che ci sono due giocatori che fanno il loro ingresso per la prima volta in questa partita, è precisamente Moschioni con il numero 10 e con il numero Dall'Angela con il numero 10 e con il numero 9 appunto Malfante. Stiamo appunto parlando del Codroipo. Intanto in palleggio appunto Dall'Angela, e poi abbiamo Nobile che offre palla per Malfante, giocatore di ottima esperienza e diversi anni appunto anche qui a Codroipo. Bel servizio verso Nata, che viene in lob beneficiato appunto da questo passaggio di Nobile, poi su di lui viene commesso un fallo personale abbastanza sciocco, perché ormai aveva il pallone già in mano e l'ha posizionato al canestro, regalato praticamente un tiro libero oltre che un fallo di squadra. I falli di squadra sono 3 per quanto riguarda il Codroipo e 2 per quanto riguarda le Trevisan Confezione di Latisana, che è sopra i due punti, 19-17 a 1 minuto e 12 secondi dal termine del primo periodo. Primo periodo che vede appunto Latisana ora in fase offensiva con Galli numero 5, gran palla verso un altro nuovo entrato, e vi dicevo già all'inizio quando vi illustravo appunto gli ingredienti di questa partita, appunto un giocatore che ha fatto le ossa proprio qui nelle giovanili di Codroipo,
e stiamo parlando del numero 14 in casacca rossa, appunto Bianchini, che ora avrà la possibilità di andare a battere, pari dei Bianchini avrà la possibilità di andare a battere due tiri liberi. E con in questa situazione ecco che c'è un nuovo entrato anche per quanto riguarda Vanni Zanon, quindi esce il triestino Norbedo e viene fatto entrare con il numero 9 l'altro Bianchini, quindi l'altro giocatore appunto che è praticamente uno dei ex di questa partita. Controllo poi fase offensiva, Malfante che va per Infanti, giocatore di indubbia capacità, uno contro uno, Infanti ottimo assist ma non vincente perché Malfante non riesce a mandare dentro il pallone nemmeno nella successivo rimbalzo e nonché predisposizione offensiva di Nata. Dall'altra parte sbaglia ancora il tiro dalla distanza Rubin, ancora Rubin in possesso di palla, un tiro da due punte, aveva la punta del piede sulla linea dei 6,75, non c'è ancora canestro, 21 secondi, potrebbe giocarsi fino alla fine ma Infanti sta forse aumentando la pressione, 13 secondi per chiudere l'azione, infatti così chiude, però c'è Nata pescato proprio sotto misura e per Nata che si libera tranquillamente di Bianchini, ci sono due punti, vediamo, questo sarà l'ultimo tiro, è quello effettuato da Galli che poi per diciamo sfortuna, ma è l'ultimo tiro appunto che quasi di consueto viene scagliato da distanze abbastanza particolari, non va a collocarsi a canestro e quindi si chiude il primo periodo. Amici ascoltatori, amici di Teleantenna e amici del FVG Sport Channel, si chiude il primo periodo sostanzialmente in equilibrio perché siamo sul punteggio di 20 per quanto riguarda la squadra ospite, ossia la Trevisan Confezioni di Artigiana del presidente Pettillo, mentre dall'altra parte abbiamo un Blue Energy di Codroipo che dopo un inizio spumeggiante, dopo un primo 6-0 è stata recuperata nel punteggio e ora sta subendo un solo punto, quindi mezzo canestro, se mi passate questa lettura appunto del punteggio, appunto è sotto di 1, quindi 20-19, un buon punteggio anche per queste due squadre, 19-20, squadre che si affrontano a viso aperto, squadre che hanno necessità, la prima, la squadra di casa della Blue Angel di Codroipo, di mantenere una ottima posizione in classifica e forse staccare chi le è appresso, vi dicevo prima, o l'UBC o il Don Bosco a 22 punti, mentre il Artigiana a 20 punti ha necessità e voglia di incrementare il suo punteggio in classifica per non avere poi problematiche poi durante il proseguo di questo girone di ritorno che è iniziato da tre giornate. E dunque si riprende a giocare con gli arbitri Dettata, Antonio Dettata di Pordenone e analogamente della Città del Noncello, Andrea Toffolo. Scorrono i secondi che sono i regolamentari perché tra un periodo e l'altro, almeno tra il primo e il secondo e il terzo e il quarto, ci sono come di consueto e a termine di regolamento 2 minuti da attendere ed ecco che si può andare a riprendere le ostilità sportive con la Trevisan Confezioni di Artigiana di Vanni Zanon che può andare a giocare in fase offensiva. Sul terreno i giocatori sono praticamente, i quintetti sono praticamente gli stessi, allora Trevisan con Galli numero 5, poi con il numero 16 Morettuzzo, 9, come dice Morettuzzo è un neo entrato, e poi abbiamo Bianchini 14, l'altro Bianchini con il numero 9, l'8 che è il capitano Maran, giocatore di grandi capacità, soprattutto nel tiro dal perimetro, si lotta ai rimbalzi fra Nata e pari dei Bianchini, il pallone poi viene conteso fra Serrao e lo stesso Bianchini, nulla da fare. Dunque Serrao che è un nuovo entrato anche nel contesto della squadra della Blue Energy di Artigiana, fischia l'arbitro un fallo di Bianchini su tiro molto ben eseguito di Malfante, ci sono due punti a favore appunto della Blue Energy di Codroipo che si è ripresentata per questo secondo periodo di gioco con il playmaker appunto Serrao e poi con Infanti numero 14, con il numero 10 Dall'Angela, con il numero 17
nata pivot classe 97, poi con Malfante numero 9, anticipo di Nata, vediamo se c'è un contropiede sospinto da Dell'Angela e poi Infanti che cerca di servire Malfante ma interviene sulla direttrice del passaggio Bianchini, palla fuori, ma ci saranno ancora 18 secondi da giocare per quanto riguarda la squadra del Blue Energy di Codroipo, che è sopra ora di due lunghezze, 22-20, proprio nel pronti via del secondo periodo. Nata che se la sta giocando con Bianchini, poi viene molto bene chiuso dagli stessi, la coppia Bianchini-Bianchini, dall'altra parte un buon canestro di Morettuzzo che va a firmare il pareggio dopo 1 minuto e 15 secondi all'inizio del secondo periodo. Ruelesi in attacco con questo tiro da 3 punti che non prende assolutamente nulla, un airball per Malfante, sono cose queste che forse poi fanno anche un po' arrabbiare i propri allenatori, perché forse non c'è stato nessun ritmo per eseguire questo tiro. Il fatto sta che appunto viene regalato questo pallone ancora alla Trevisan Confezioni, che è in attacco con Galli, la difesa del Codroipo è difesa a uomo, è lasciato libero di andare al tiro Maran, il suo tiro però va a colpire i due ferri, poi esce, viene sputato dallo stesso ferro arancione, qui in verità è rosso quello del palazzetto dello sport di Codroipo, rosso come il simbolo della stessa pallacanestro Codroipese, questione pallacanestro Codroipese, come è rosso anche il contesto delle aree del centrocampo e del contorno del campo qui nel capoluogo del Medio Friuli. Partita questa che può valere ovviamente il tenzone per quanto riguarda il derby del Medio Friuli, Medio Basso Friuli, la Tisana contro Codroipo, dunque ancora un altro pallone giocato dal Trevisan Confezioni, 3 palle offensive, 3 rimbalzi offensivi, ma poi non c'è stato il canestro e ora viene più o meno punita la squadra della Tisana con questa opportunità offerta da Infanti, il quale chiede all'arbitro, che c'era, per me c'era un fallo, ma invece così non è, c'è solamente una rimessa da lato quando il cronometro ci fa segnare che mancano 7 minuti e 22 secondi alla chiusura della prima parte della partita e il punteggio è più 2, 24-22. Codroipo in fase offensiva, intanto la Tisana che ha cambiato due giocatori. Sul terreno ritorna Rubin numero 4, Codroipo al tiro con Serrao, nulla da fare, si ripropone l'offensiva della Trevisan Confezioni che va a manovrare con Moschioni, poi abbiamo pari dei Bianchini, non si capiscono, lui e Galli, dall'altra parte ancora Codroipo con Infanti, viene bloccato subito nella sua intenzione dell'uno contro uno, però Infanti dice no, io ti tiro lo stesso e ha avuto ragione proprio lui, lasciato un po' troppo libero francamente dal numero 4 in casacca rossa, Rubin, 26-22, primo strappo di una certa consistenza, anche se 4 punti non sono tantissimi per quanto riguarda la Blue Energy di Codroipo. Ecco Galli, fischia arbitro dettata, forse una spinta da tergo del numero 10, ed è proprio così perché viene ora indicato al tavolo dei giudici di campo il fallo del numero 10 per un intervento da tergo irregolare. 26-22, 6 minuti e mezzo ancora da giocare, Galli per Bianchini, Rubin, ancora Galli in funzione di passi in partenza per il numero 5 in casacca rossa, appunto Mattia Galli, e quindi altro un pallone perso per la squadra di Vanni Zanon, che lo vediamo in piedi in panchina, Vanni Zanon a dare indicazioni nella circostanza in questo attacco della Blue Energy, un attacco che va a cercare di avere degli spazi utili contro la difesa zona del Trevisan, la Trevisan che grazie proprio alla difesa è riuscita a recuperare questo pallone, Galli per Bianchini, uno contro uno, lasciato completamente libero, non ha opposto su una resistenza il numero 19 che poi è entrato da pochissimo, Larry Trevisan, e dunque una schiacciatona di Bianchini a legittimare il 26-24 per chi attacca, ed è Infanti per Codroipo che butta via un pallone senza far girare al massimo questa azione offensiva, riprende il manubrio
Galli per la Trevisan, cerca di fare tutto lui e poi alla fin fine ha anche ragione, perché con questa sua caparbietà è andato almeno a guadagnarsi due tiri liberi. Ora c'è la sostituzione, un po' di fiato, un po' di riposo per Infanti, numero 14, e in mischia la Blue Energy di Codroipo va a mandare sul terreno Alessandro Sant, numero 13. Il primo tiro per Galli, tiro libero, è sbagliato e quindi rimane questo il punteggio 26-24 quando mancano 5 minuti e 37 dal termine del secondo periodo. Anche il secondo però è sbagliato anche lui, recupera però lo stesso Trevisan Atisana con Galli che affida il pallone a un Moschioni, il quale poi poteva tirare, poi ha preferito andare a passare, ma un passaggio che è stato interrotto dalla difesa del Codroipo che poi si getta a capofitto in fase offensiva in contropiede indisturbata, va a depositare il 28esimo punto e quindi momento buono per il Codroipo, squadra di casa. Rubin dall'altra parte, il tiro è un lob, un air ball come si suol dire in gergo, ed ecco che viene richiamato dall'arbitro Toffolo il coach Bani Zanon. Probabilmente Zanon si è adirato per la precedente azione, perché forse aveva visto che c'era anche un fallo personale sul tiro di Rubin. Noi abbiamo sentito solamente un tocco, ma così sentito da qua, da dove la nostra postazione era proprio un tocco sul pallone, quindi non c'era fallo. Zona sempre per Trevisan della Tisana, che viene bucata però da questo tiro che vale 3 punti firmati da Dell'Angela, e quindi ancora incrementa il vantaggio la squadra di casa, 31-24. Rubin per Moschioni, Moschioni al tiro, il tiro è corto, rimbalzo di Galli sotto misura e va a depositarlo in sottomano, una buona performance per lui con rimbalzo e poi utilizzando appunto il fondo è andato a segnare, ma dall'altra parte fa ottimamente anche la stessa cosa in un'altra azione, questo in uno contro uno in centro area, il numero 8 in casacca bianca, casacca di casa, Marco Serrao, ed è subito pronto dunque Vanni Zanon, che ovviamente dice qui non possiamo andare a subire canestri facili e chiama subito un minuto di sospensione quando mancano 4 minuti e 22 secondi al termine della partita, sul punteggio di 33-26, una partita che vede la squadra di casa del Codroipo comunque dopo un primo quarto, un primo periodo un po' incerto, ha avuto il merito il tecnico di casa Portelli di mettere a posto le dimensioni soprattutto in fase difensiva ma anche offensiva soprattutto, mentre adesso Vanita non vedremo cosa opterà, se andrà a cambiare difesa oppure se andrà a cambiare i giochi offensivi. Si può ritornare sul terreno di gioco per riprendere gli ultimi 4 minuti e 22 che mancano al termine del secondo periodo, periodo di questa partita valida per il terzo turno del girone di ritorno del campionato di basket di serie C Silver, gestito dal comitato regionale della Federbasket del Friuli Venezia Giulia. La difesa del Codroipo è a uomo, quindi uomo contro uomo, ogni giocatore quindi è responsabile del proprio avversario. Fischia l'arbitro Detata in un fallo della difesa, il fallo del numero 19 se non andiamo errati, che è Trevisan, ed ecco che rimanda sul terreno il tecnico di casa Nobile al posto di Malfante, quindi abbassa leggermente il quintetto. Portelli dall'altra parte, Moschioni, tiro dai 6,75, nulla da fare, il tiro è corto, esce dal campo con il palleggio Dell'Angela e quindi riconsegna la palla al Trevisan Latisana, che è ancora in fase di studio, ed ecco un'altra sostituzione, ritorna sul terreno un giocatore che è difficile poi marcarlo perché può giocare in tutte le posizioni, stiamo parlando appunto del numero 13 Cruz, Gensi Alberto Felix Cruz, giocatore potente, forse ha avuto tra virgolette la sfortuna di non salire ancora di centimetri, perché a livello tecnico, a livello anche di forza fisica, lui ce l'ha senza dubbio, se fosse almeno altri 20 centimetri più alto
senza dubbio avrebbe ancora più potenzialità, ma ovviamente queste sono cose che genericamente non le potremo nemmeno proporre, insomma non si può fare niente, l'altezza è quella che è. Sbaglia il tiro dalla distanza intanto il Codroipo, 3 minuti e 30 da giocare ancora, ecco Cruz, anche lui tira dalla distanza, erano circa 5 metri e mezzo, Sant dall'altra parte sulla destra, intende ancora giocare la sfera con Trevisan, con Nobile, e ci viene chiusa questa azione offensiva con questo tiro da parte di Serrao, il tiro però poi va sul ferro ed è ancora preda della difesa della compagine della Latisana, che è in attacco con Maran, ancora consegnato verso il capitano Marco Maran, chiuso da Nobile e da Dell'Angela. Moschione, il tiro alla fine proprio dei tempi, o meglio dell'ultimo secondo dei 24 a disposizione per gli attacchi. Dall'altra parte ancora Serrao, non punisce ancora la Tisana, che può ancora giovarsi di un altro pallone offensivo con Moschioni, poi il pallone carambola nelle mani di Cruz, il quale poi va a depositarlo indisturbato a canestro. Siamo sul 33 per il Codroipo, anzi 35 con questo tiro del numero 19 Trevisan contro i 28 appunto della Trevisan stessa, della Tisana, ma non è lo sponsor ovviamente il Trevisan di Codroipo, e quindi mancano 2 minuti al termine, quindi canestri che si susseguono, 35 a 28 Trevisan confezioni, la Tisana del presidente Petillo in fase offensiva, il tiro ancora di Moschioni e ancora una volta non va, non è forse giornata quella di questa sera per Moschioni, sappiamo essere appunto uno dei tiratori di questa squadra, è un 0 su 3 fino a questo momento il numero 10 in casacca rossa, ed ecco che ora Serrao accusa, probabilmente c'è stata una manata in sul volto ma non volontaria, c'è una serie di sostituzioni, ora viene rimesso sul terreno per quanto riguarda Codroipo Moretti, classe 96, numero 4 Moretti, ma deve essere cambiato ovviamente anche Serrao perché aveva interrotto, meglio gli arbitri hanno interrotto il gioco per l'incidente a lui occorso, e quindi a termine di regolamento bisogna che venga sostituito, e viene sostituito da Infanti, e ora Serrao penso che vada poi anche vicino al medico dottor Sant, che lo sta guardando per questo dito forse nell'occhio, vedremo un po' che cosa succederà, ma non pensiamo che sia grave. Nel frattempo la Tisana va a segnare 2 punti importanti per rimanere a stretto contatto con gli avversari, 35 a 30, 1 minuto e 30 ancora da giocare, Moretti fase offensiva, Trevisan in tiro dai 6,75, nulla da fare, Sant in un lungo di giocatori riesce comunque a governare il pallone per Moretti, 1 contro 1 Moretti, fischia l'arbitro, il canestro è convalidato per Moretti, è quindi il quarto punto personale, c'è un fallo fischiato al numero 4 Rubin e ci sarà anche un tiro libero per lo stesso numero 4 invece in casacca opposta per il Blue Energy di Codroipo, appunto Moretti sull'1 minuto e 16 al termine del secondo periodo, quindi buon periodo per il Codroipo, per la Blue Energy che ora si chiude in difesa, sembra una difesa individuale quella operata dalla squadra di Vanni Zanon, 38 a 30, più 8 dunque per la squadra di casa, Cruz, Felix Cruz per Norbedo, numero 11, attenzione fallo di Trevisan se non abbiamo visto male, infatti l'arbitro sta segnando con una mano l'1 che sono le decine e con le altre due mani aperte il 9, 5 più 5 di una mano e 4 con l'altra 9, tanto per dare anche le indicazioni a chi ci ascolta insomma di che idea sono le indicazioni appunto che dà l'arbitro sempre al tavolo del ufficiale di campo, sono i numeri di maglia appunto che hanno delle precise indicazioni, quindi fallo del 19, il tiro poi precedentemente era quello di Rubin, dall'altra parte abbiamo ancora Infanti, il rimbalzo è per la Trevisan, la confezione di la Tisana che ha ancora 20 secondi al suo attivo per chiudere questa azione, ne mancano 36, quindi probabilmente sarà il Blue Energy ad avere il pallone dell'ultima azione, ma invece non è vero perché poi viene rubata palla da Infanti, 3 contro 1 e poi viene dalla retrovia, ritorna Maran e solo Cruz a centrare quasi un libero nella
soluzione calcistica, non era ritornato in difesa e quindi ecco che sono due punti dati. 10 secondi per chiudere questa azione, 38-32, allora Codroipo in fase offensiva, più 6 per la squadra in casacca bianca, pasticcia un po' Moretti, recupera il pallone la Trevisan Confezioni e qui si chiude il punteggio, si chiude qui il secondo periodo con il punteggio di 38 per la Brueghese di Codroipo e di 32 per la Trevisan Confezioni di La Tisana e ci sentiamo al termine della pausa lunga fra circa 10 minuti. In diretta dal Palasport di Codroipo per commentare la ripresa del gioco fra la Blue Energy Codroipo in casacca bianca e la Trevisan Confezioni La Tisana in casacca rossa. Siamo a commentare dunque il terzo periodo perché ritorna dunque a cominciare questo incontro valido per il terzo turno del girone di ritorno del campionato di basket di serie C Silver di fronte Codroipo La Tisana, insomma una sorta di derby della bassa friulana, del medio basso Friuli, senza perché così se no il Codroipo dice ma noi siamo nel medio Friuli e tra La Tisana che è nella bassa friulana, ossia vicino in fondo alla zona delle acque, tagliamento per quanto riguarda se non l'Adriatico, e va a iniziare bene a firmare dunque i primi 20 secondi con questo canestro di Moretti da sotto la squadra allenata da Portelli che è appunto il Codroipo e quindi siamo su 40-32, mentre dall'altra parte il tiro di Cruz è sbagliato, ancora pallone per la Trevisan della Tisana che poi va ancora a conquistare la palla, dunque siamo col punteggio di 38-32 nei primi due quarti, ma siamo già a più due ancora per Codroipo che va a segnare appunto in precedenza con Moretti, 40-32 dopo un minuto di gioco. Squadre vivaci, squadre che offrono un buon basket, un basket che non lesina anche numeri di buona scuola. Dall'altra parte abbiamo adesso Norbedo, apertura per Galli per il tiro dai 6-5, un tiro che per quanto riguarda proprio la Trevisan Confezioni della Tisana non è che sia quanto mai felice e positivo per quanto riguarda questa giornata. Attenzione che ora c'è Cruz sul terreno di gioco che è seduto, forse c'è qualche problema muscolare per Felix Cruz, attenzione, vediamo un po' che cosa si è procurato. Ricordiamo che Cruz è rientrato dopo diverso tempo proprio in questa partita dopo aver affrontato un mese di recupero della caviglia, è un po' zoppicante, esce dal campo un po' zoppicante, speriamo che non sia nulla per l'ala pivot a favore della La Tisana e del suo coach Vanni Zanon, si può comunque riprendere il gioco. Allora vi dicevo 40-32 per chi sta attaccando, i padroni di casa del pallacanestro Codroipo Blue Energy che hanno segnato fino a questo momento con Moretti 7 punti, 4 quelli di Umberto Nobile, 4 quelli di Serrao, 5 quelli di Malfante, 3 di Dell'Angela, 7 di Infanti, 8 di Nata e 2 di Larry Trevisan. Per quanto riguarda la Trevisan La Tisana invece abbiamo un personale bottino di 4 punti per Matteo Rubin, 4 di Gallis, 8 di Maran, 2 di Moschioni, 1 di Norbedo, 6 di Cruz, 3 di Bianchini e 2 di Gianmarco Morettuzzo. E appunto Cruz era uno dei migliori realizzatori appunto di questa prima parte dei primi due periodi della partita. E quindi adesso con il problema alla caviglia che è stato riscontrato in precedenza, forse c'è qualche problema in più per Vanni Zanon che è il tecnico, appunto il coach di grande esperienza della squadra del presidente Petillo, che ora è in attacco con Galli e sta subendo 10 punti di svantaggio come un calciatore nata da a colpire il pallone, a buttarlo sul muro di
sostegno appunto del Partito dello Sport qui a Codroipo. Pallone per Bianchini, numero 14, l'ex di turno pari dei Bianchini, che gioca assieme a Galli, Rubin, Norbedo e numero 8 Marco Maragno. Per quanto riguarda invece il Codroipo, abbiamo Umberto Nobile, uno possessore di palla, che offre palla poi a Nata, e poi abbiamo Infanti appunto, poi abbiamo con il numero 5 Girardo, quindi è il quintetto base, e il numero 4 Moretti. Il tiro di Infanti, ballonzola sul ferro, esce, prende ancora di Galli, 42-34, 3 minuti, a meglio 2 e mezzo giocati in questo minuto, in questo terzo periodo, amici ascoltatori. E ora c'è anche un buon canestro di Galli, che in più o meno cost to cost, anche se non velocissimo, è riuscito a depositare un ottimo pallone a canestro, riavvicinando la situazione del punteggio a meno 6 per quanto riguarda appunto la sua squadra, che va a chiamare subito un minuto di sospensione. Ci dà la possibilità anche di aggiornare, visto che siamo in diretta e mentre parliamo, alcune partite sempre di questo campionato di serie C Silver, gestito dal Comitato Regionale della Federazione Italiana Pallacanestro, a livello regionale gestito appunto dal presidente Adami e dal suo consiglio direttivo. Possiamo dire appunto anche gli altri risultati già acquisiti sul campo, e dunque ricordiamo che al Palazzo dello Sport Benedetti di Udine, via Marangoni, era di scena il Latte Carso UBC, che ospitava il Romance di Sonzo. Gran vittoria della squadra di Udine di coach Paderni per 85-53, quindi pensate un po', ben 32 punti di vantaggio per l'UBC contro il Romance di Sonzo. Ma abbiamo anche un parziale per quanto riguarda il C Gold: Ardita Gorizia in casa col Bassano, perde di 6-26-32. Vedremo se poi avremo anche in questo caso il punteggio definitivo totale della partita. Intanto Galli però non è in giornata, non ha segnato il tiro libero a sua disposizione, rimane così il punteggio a 42-36 dopo 3 minuti del terzo periodo. Attacco per Girardo e poi ancora verso Moretti, Infanti ancora per il perimetro. Vanni Zanon ha scelto, dunque vedete come è ritornata in campo la squadra di Vanni Zanon, è ritornata in campo difendendo a zona, quindi preferisce al limite far tirare da fuori, perché la zona di norma rende l'opportunità alle squadre che giocano in attacco del tiro da fuori, giocando meno la palla verso l'area pitturata. Vediamo intanto che la Trevis e la Tisana gira palla con Galli prima, Norbedo adesso, uno contro uno Norbedo, intervento di piede per quanto riguarda Girardo, pallone che esce dal campo, gli arbitri ordinano, visto l'infrazione di piede, ulteriori seconde a disposizione, sono 14 a termine di regolamento. E dunque 42-36, attacco Trevisan, la Tisana del presidente Pettillo, Blue Energy che deve difendere 6 punti di vantaggio. Ora c'è il tiro di Norbedo che è sbagliato, dall'altra parte Moretti, arresto e tiro del playmaker Moretti, poi non c'è nessun taglia fuori per quanto riguarda la difesa della Trevisan nella Tisana, che abbiamo visto appunto subire poi il rimbalzo con grandissima tranquillità di Federico Girardo, che va a segnare il suo quarto punto personale, riportando a 8 punti di vantaggio il punteggio per la sua squadra. Cerca di sfruttare il fondo Maran, non riesce a far niente perché nessuno l'ha seguito, dall'altra parte Infanti, viene colpito il giocatore da Norbedo, però il deposito, la mano è morbida e viene il pallone depositato egualmente a canestro, e sono validi 2 punti, quindi c'è un più 1, quindi canestro più vale, e quindi un tiro libero a disposizione di Infanti, che ora ha già portato di nuovo a più 10 il vantaggio della Blue Energy di Codroipo, che è al terzo posto in classifica, in coabitazione, o meglio ora non più in coabitazione visto che ha vinto l'UBC, ma se vincerà questa partita saranno comunque in coabitazione ambedue con lo stesso punteggio. La Tisana in attacco, questi è Galli e poi per Rubin, Matteo Rubin, tiro di Moschioni, ha avuto ragione Vanni Zanon perché Moschioni è appena entrato in questo momento, forse per offendere dal punto di vista sportivo
la difesa del Codroipo con i tiri dalla distanza, perché Moschioni è un gran tiratore. Abbiamo visto infatti che appena è stato messo a disposizione un pallone dalla linea dei 6,65 l'ha depositata a Canetto con un ottimo tiro. Vediamo dall'altra parte Umberto Nobile, viene commesso fallo personale dal numero 8 della Trevisan, confezione della Tisano, ossia il capitano Mauro Maran, e ci saranno due tiri liberi per Umberto Nobile. 47-39, sono già volati praticamente 4 minuti e 40 secondi dall'inizio del terzo periodo, una partita che scorre molto molto velocemente. Questo non vuol dire che non si fa nulla, perché le difese ci sono anche gli attacchi, i coach stanno comunque chiedendo i time out a loro disposizione, ma probabilmente non ci sono molti falli, in modo che così si va avanti e si può apprezzare al meglio quindi i giochi offensivi e difensivi che i due allenatori stanno operando in questo pomeriggio di basket di Serie C Silver, che noi siamo contenti di offrire agli telespettatori di Teleantenna, che sappiamo essere numerosi a seguire queste performance delle diverse squadre che partecipano al campionato di Serie C Silver, perché sono tutte squadre regionali, ovviamente del Friuli Venezia Giulia, ma noi abbiamo anche l'opportunità di ogni qualvolta ci è data la stessa opportunità di offrire anche partite di Serie D o anche di Serie C Gold. Un attacco del Codroipo non va a buon fine, ora c'è un ottimo recupero in rubata palla di Infanti, che poi dopo fa un gioco di prestigio che però non gli riesce al meglio, butta via il pallone. Dall'altra parte ancora Mauro Maran, altri due punti per Maran, due consecutivi per Maran, e subito il coach Portelli dice: ma insomma, noi non possiamo andare a prendere questi due punti e poi inventare le cose offensive. Chiamo subito un minuto di sospensione per dire ai miei che non è finita assolutamente la partita, ma anzi siamo ancora in gioco. In effetti il punteggio parla chiaramente, è un parziale di 6-0 a favore della Trevisan Latisana dopo l'ingresso di Moschioni, quindi Canestro Moschioni e due realizzazioni importanti del capitano Maran, ed ecco che si ritorna quasi in perfetto equilibrio. Siamo sul 48 per la squadra di casa del Bruenzi Codroipo, 44 per la Trevisan di Latisana, dopo che i primi due quarti si erano conclusi con un punteggio di 38-32. Questo vuol dire che la squadra di casa ha segnato 10 punti subendone 12 in buona sostanza. Allora, 4 minuti e 25 ancora da giocare in questa partita che è diretta dagli arbitri di Pordenone, che sono De Tata e Toffolo. Ora si può riprendere la posizione sul terreno di gioco, e sarà il Blue Energy di Codroipo in possesso di palla. Probabilmente vediamo se poi Vannizzano, un tecnico della Trevisan Latisana, andrà a cambiare la difesa. Infatti ci pare che sia così, no, invece rimane in difesa zona, la classica zona 2-3, e noi abbiamo seguito appunto anche la Trevisan Latisana durante il Basket Day, e per gran parte di quella partita difese a zona. Ora la zona che però ha offerto una voragine sotto canestro sfruttata al meglio dal Blue Energy di Codroipo. Dall'altra parte la stessa cosa, un'ottima giocata personale di Mattia Galli, che è più ovviamente più alto del suo difensore, che nel caso specifico si trattava di Dell'Angela, e ha sfruttato al meglio dunque questa circostanza, segnando da sotto e usufruendo al meglio dell'ulteriore tiro libero che gli è dato appunto dal regolamento dopo aver subito fallo e canestro. Allora 50-47, più 3 per la Blue Angel di Codroipo, si propone con questa azione personale per quanto riguarda la squadra di casa Federico Girardo. Dall'altra parte ancora Bianchini, sfrutta il tabellone, però il tiro non va a bersaglio, lo viene sputato appunto dal ferro. Dall'altra parte c'è Infanti, ecco, si gioca con il pivot Nata, ancora palla che gira per fasce esterne. Sulla fascia centrale c'è invece
la performance di Umberto Nobile, che poi spreca tutto con questo tiraccio senza assolutamente nessun senso. Maran dall'altra parte attende lo schieramento sia dei suoi compagni ma anche della difesa della Blue Energy, poteva forse anticipare. Moschioni, uno contro uno dal tiro dai 6,75, è sbagliato, il rimbalzo è di Nata, su di lui c'era Bianchini, ancora una opportunità in contropiede per il Codroipo con Infanti, il numero 14 Giovanni Infanti, che viene fermato solamente con un fallo personale che viene commesso dal numero 10, appunto Moschioni. Ora per Portelli, tecnico della squadra del Codroipo, c'è una sostituzione, viene fatto uscire Umberto Nobile e viene immesso sul terreno di gioco Serrao. Intanto arrivano ovviamente dei risultati, qui siamo in serie C Gold, dove a due minuti dalla fine il Tarcento, la squadra del presidente Tesini, è sopra di 10 lunghezze, quindi pensiamo insomma che alla fine chiuda anche questa circostanza 73-63 mentre vi stiamo parlando. Vedremo poi cosa succederà anche in quel di Tarcento, squadra neopromossa ma con grandissime potenzialità anche di andare oltre la serie C Gold. Dall'altra parte allora abbiamo visto che il Codroipo si è allungata con un contropiede chiuso poi in maniera non felice peraltro da parte di Girardo. 54-47 a 2 minuti e 33 dal termine del terzo periodo, pallone ancora gestibile dal Blue Energy di Codroipo, 14 secondi per questa azione offensiva sempre contro la difesa a zona 2-3, la classica difesa a zona 2-3 per quanto riguarda la Trevisa, che viene bucata nella circostanza, non molto mobile questa difesa in verità, viene bucata della circostanza dell'Angela, che avrà dunque il beneficio di andare a battere dalla linea della carità. Due tiri liberi, amici ascoltatori, amici anche internauti, perché sappiamo che voi seguite anche questa partita per chi utilizza questo mezzo e non la televisione, dove ci sono appunto le frequenze di teleantenna, attraverso il sito fvgsportchannel.it, dove potete appunto vedere tutte le nostre partite che vi proponiamo, quella di oggi, quella di adesso, in diretta streaming e anche in diretta televisiva su teleantenna. Intanto c'è dunque Girardo che è andato a colpire due volte dalla linea della carità, dall'altra parte Paride Bianchini sfrutta la sua altezza per conquistare un rimbalzo sul suo tiro, poi è sbagliato, però poi il difensore, che era nel caso il numero 5 Girardo, non può far altro che commettere fallo per non far segnare e dare appunto a Paride, numero 14 in casacca rossa, due opportunità, ma probabilmente lui sapeva che Bianchini non ha grosse percentuali dal tiro libero, infatti il primo è sbagliato. Siamo a due minuti dal termine del terzo periodo, anche il secondo tiro avete visto che non era assolutamente indirizzato verso il canestro, forse voleva sfruttare, che so, il tabellone. A 0 su 2 per Bianchini, dunque rimane così il punteggio 56-47 più 9. Infanti uno contro uno, ancora un altro fallo e c'è questa difesa, e io mi rivolgo appunto a Vanni Zanon, è un po' da rivedere effettivamente, perché è la quarta volta consecutiva che viene bucata dalle guardie, dalle ali della squadra avversaria. Comunque si sta ancora giocando con un punteggio e un risultato che è ancora altamente aperto per l'una e per l'altra squadra. Infanti incrementa e ritorna a far ritornare a 10 il vantaggio, anzi no, rimane 10. Ah, bello questo rimbalzo offensivo di Nata, e il vantaggio di 12 lunghezze, massimo vantaggio fino a questo momento per il Codroipo, 59-47, 1 minuto e 38 ancora da giocare. Bianchini tira come può, ma tira malamente, dando ancora un pallone per il Codroipo, che ora può anche giocare con il cronometro, non ha assolutamente fretta. Serrao, Girardo, il tiro è dell'Angela, il tiro è corto, il rimbalzo ancora per la Trevisan con Moschione che porta oltre la metà campo. Bianchini dall'altra parte riesce però sì a concludere, ma non con il canestro, bensì subendo un fallo personale da Serrao, numero 8, e sono altri due tiri liberi. Se precedentemente Bianchini
aveva sbagliato, aveva fatto un 0 su 2. Vediamo ora che cosa riuscirà a fare, se avrà capito come tirare appunto dalla linea del tiro libero. Effettua il primo è a bersaglio e dunque potrebbe con il secondo, se va a canestro, ritornare a portare la sua squadra a meno 10 quando mancano 1 minuto e 16 dal termine del terzo periodo. Questo è il terzo periodo, siamo al Palazzo dello Sport di Codroipo, dove stiamo appunto commentando questo incontro valido per il terzo turno del girone di ritorno del campionato di Serie C Silver. Bella lotta fra Paride e Nata, fra Paride Bianchini e Nata, alla meglio la Trevisan con Maran che riporta il pallone oltre la metà campo, offrendolo per un tiro comodissimo, liberissimo, non poteva assolutamente uno non tirare, due sbagliare, il numero 10 Moschioni, e riportare dunque a meno 7 lo svantaggio. Dall'altra parte ancora Infanti, inventa questo tiro Infanti in maniera abbastanza, infatti se la ride anche lui, in maniera abbastanza particolare. L'importante è mandarlo a canestro, ovviamente. E quindi Infanti dice: aspetta che vado a segnare anche questo, perché se no tutta la mia fatica precedente viene così vanificata. È giusto segnare 3 punti, lo ha fatto, e riportando a 10 punti di vantaggio. Ed ecco che Infanti viene proprio sostituito, perché probabilmente Portelli dice: meglio che io ce l'abbia un po' più fresco per l'ultimo periodo, che sarà quello determinante per riuscire a capire chi vincerà questo incontro. Più 10 dunque, 18 secondi al termine del periodo, ancora per Moschioni. Galli 1 contro 1, può sfruttare al meglio, forse c'è un fallo, in effetti è così, e c'è anche il canestro di un ottimo giocatore qual è appunto Mattia Galli, numero 5. Il canestro è valido dunque a 10 secondi dal termine, avrà, pensiamo, l'ultimo pallone di questo periodo il Codroipo. Ora c'è Nata che sta discutendo con l'arbitro Toffolo e anche il coach Portelli perché non era d'accordo sul fallo, probabilmente, anzi vediamo che è stato ammonito il coach di casa. 10 secondi, 62 per chi sta attaccando, pasticcia molto dell'Angela, e c'è Maran che può tirare l'ultimo tiro invece del terzo periodo. Il tiro poteva valere 3 punti, ma non va assolutamente a canestro, e quindi si ritorna sulle proprie panchine per avere le ultime disposizioni per reiniziare l'ultimo periodo, quello definitivo, sul punteggio di 62 per la squadra di Codroipo e 55 per gli ospiti, ossia la Tisana. E noi approfittiamo appunto di questo momento per capire che cosa è successo in quel di Tarcento, dove la Fluid System di Tarcento ha vinto per 77 a 68. E complimenti dunque alla squadra del presidente Tesini e del coach Andriola, e andiamo anche a capire per gli amici appunto del Friuli Venezia Giulia, amici che ci seguono anche sul sito www.fvg sport channel, i punti dei tabellini dei singoli giocatori: 11 punti quelli di Vidani, ancora il monumentale capitano Claudio Munini con 20 punti, 6 quelli di Federico Bellina, 3 di Accardo, Gaspardo 16, 11 quelli di Barazzutti, 10 quelli di Ganis, e poi completavano appunto il roster totale Baccino, Sbicego e Ferracin. Quindi ottima vittoria per la Fluid System di Tarcento sul Monfalcone. Era il derby appunto della giornata di Serie C Gold, e quindi il Tarcento continua il suo cammino veramente in testa alla classifica. Per quanto riguarda gli amici di Monfalcone, anche loro giustamente ricordiamo il tabellino personale: 14 di Quarnial, 5 di Benigni, 18 di Bonetta, 20 di Colli, 7 di Moretti, 4 di Vittor,
e poi gli altri Rigoni, Ferito, Sut, Lazzari e Forza, 0 punti. Nel frattempo si può ricominciare qui a Codroipo e la partita sul punteggio di 62 a 55. Ci sarà l'ultimo periodo, il quarto periodo. Allora, il primo periodo è stato di marca della Latisana dopo un buon inizio della squadra di casa. Poi però il Brunelleschi ha macinato un po' di più il gioco, trovandosi molto meglio in fase offensiva, chiudendo sia il secondo e anche adesso il terzo periodo sempre in vantaggio. Ora al tricesimo il Trevisan Latisana ha il primo pallone giocato in fase d'attacco con questo tiraccio peraltro di Maranche, poi recupera lo stesso il pallone, Moschioli ci cade alla finta, Girardo, ancora Maran sotto misura, questa va ancora un errore per il Latisana che non ha sfruttato al meglio le sue tre opportunità che ha avuto proprio in questo inizio di quarto periodo. E allora per Codroipo dunque si può tranquillamente gestire al meglio la situazione, ma non l'ha gestita al meglio Serrao, che ha preferito quindi chiudere i 24 secondi già dopo il sesto con questo tiro che ha colpito solamente il ferro. Altro servizio verso Moschioni da parte di Maran, ma non va a buon fine. Si sono capiti, però forse il lob era un po' troppo alto per quanto riguarda il numero 10 in casacca rossa della Trevisan Confezioni, che ora ritorna mestamente in difesa, ma ha tutte le possibilità, perché il vantaggio è solo di 7 punti, per rifarsi sotto in questa partita che è, come ricordo, valida per il terzo turno del girone di ritorno del campionato C-Silver. Intanto fa una ottima cosa Malfante, che va a beffare il suo diretto avversario depositando in sottomano tranquillo il pallone a canestro, come lo sta facendo ora Maran, anche se Serrao ha cercato in qualche modo di non farlo segnare dandogli una manata sulla spalla, però Maran non poteva assolutamente sbagliare da lì sotto, vista la sua anche grande esperienza. Ed ecco dunque che andrà a battere due tiri liberi. E ora per Vanni Zanon c'è una situazione tattica un po' diversa, ossia preferisce forse in questo senso, visto che ha cambiato Bianchini, quindi un pivot di peso sotto misura, ha voluto mandare sul terreno Norbedo, probabilmente questo per intanto difendere a uomo e poi per affidarsi probabilmente ai turnover, ossia ai contropiedi. Vediamo cosa succederà. Intanto c'è Mauro Maran che è stato in uno contro uno beffato da Sant, e per non farlo andare a segnare tranquillamente ha commesso un fallo personale, fallo quanto mai tra virgolette volontario, non poteva far altro, insomma, non, nel senso che non cattivo, ma un fallo di gioco per il capitano in casacca rossa, appunto Mauro Maran. 65-65 per chi sta segnando ora, e sono 66 punti contro i 58 della Trevisan Latisana, 8 minuti e 20 ancora di gioco, con attacco per la Trevisan che va a sfruttare bene un gioco a due fra appunto Mauro Maran e Norbedo, il quale però viene bloccato con una stoppata regolarissima, come hanno fatto vedere gli arbitri, sul pallone. Palla però che esce dal campo, tira velocemente Rubin, che però poteva anche aspettare un attimino. Dall'altra parte accelera ancora l'attacco della Latisana con Maran, pallone che comunque ancora nelle mani della Blue Energy di Codroipo, che ora subisce un fallo da parte di Norbedo. Il fallo è stato subito da Malfante, che è in campo con Girardo, con Dell'Angela e con Sant e con Serrao. Questo è il quintetto appunto di Portelli, tecnico della compagine di casa qui a Codroipo, che è al terzo posto in classifica di questa serie C Silver. Ancora Malfante marcato da Moschioni, si gira bene Malfante, il tiro è leggermente lungo. A buon gioco la difesa del Trevisan di Latisana, allenata da Vanni Zanon, sulla sinistra per Mauro Maran, arresto e tiro alla finta, non ci casca la difesa del Codroipo. Dall'altra parte in uno contro uno vincente invece per Moschioni, in una difesa abbastanza immobile, quella appunto della squadra codroipese, che ora va a sostituire Serrao,
con Umberto Nobile, numero 7. Ci sei un tiro libero per Moschioni. Che dopo il canestro da sotto va a tirare questo libero, che però non va a bersaglio, e quindi rimane a più 6 il vantaggio del Codroipo. Sand si prende la libertà di questo tiro pesantissimo dai 6,75, che se fosse andato a canestro sarebbe stato ovviamente meglio per lui, perché forse può ancora giocare con il cronometro, anche nel senso che può gestire al meglio gli attacchi. Poi dall'altra parte c'è Norbedo che proprio poi cincischia, perde la maniglia e regala un pallone alla squadra del Codroipo, che ora con Umberto Nobile va a canestro, ma l'azione è stata fermata precedentemente per un fallo personale su di lui commesso, ed ecco che il Norbedo viene richiamato in campo da Vanni Zanon, e con un momento di stizza va a calciare una bottiglietta d'acqua per dire: guarda, guarda che cosa ho fatto io. Mi auguro che non sia perché è stato cambiato, ma solo per quella pallone perso precedentemente. E ora ritornato anche sul terreno Paride Bianchini, numero 14, che metterà in consegna Malfante. Umberto Nobile, nulla da fare, il rimbalzo è per la Trevisan. 6 minuti e 47 ancora dal termine, amici ascoltatori, per questa partita. Maran sotto misura, non salta Nobile, ancora Moschione, si gioca a due con un pivot Paride Bianchini, lo lascia giocare uno contro uno, semigancio per Bianchini e sono due punti. E c'è ovviamente da fare attenzione per quanto riguarda la Blue Energy di Codroipo, perché forse stava giocando un po' con troppa tranquillità. Perché? Perché la Tisana è giunta a meno 4 e allora c'è Infanti che cerca di mettere a posto le cose ma non riesce a segnare. 6 minuti da giocare ancora, molto lunga questa partita, quindi assolutamente state con noi, state incollati al televisore o al PC per guardare come finirà questo incontro, perché siamo a 6 minuti dal termine, a 66 per il Codroipo e 63 per la compagine della Bassa Friulana, della zona del litorale più o meno, insomma, della Latisana, appunto. Una sorta di derby di queste due zone, medio e basso Friuli, che ci stanno offrendo una partita che, ricordo ancora, è valida per il terzo turno di girone di ritorno del campionato di Serie C Silver. Nel frattempo vediamo che ormai per Cruz la situazione non si ristabilisce. Cruz, che mi pare che sia ritornato proprio in questa partita nel contesto della sua squadra, e però poi nel terzo periodo ha subito una distorsione alla caviglia che al momento lo sta tenendo fuori dal campo, e quindi Vanni Zanon non può utilizzarlo. Dopo il time out ecco che si ritorna sul terreno di gioco, il pallone sarà in possesso della Blue Energy di Codroipo, che può gestire al meglio la situazione offensiva. Per la Tisana ovviamente c'è ora da recuperare 4 lunghezze e non sono assolutamente tante. Vediamo come si sviluppa l'attacco del Codroipo, non molto bene con questo tiro dalla distanza di Malfante, che offre un'ulteriore palla all'attacco della Tisana, che sappiamo avere fra le sue fila giocatori che riescono ad essere precisi dalla linea dei 6,75. Questi è Galli, esce dal doppio blocco anche Rubin. Eccolo Moschioni al tiro dalla distanza, e per Moschioni, come vi dicevo, è una squadra questa che non puoi lasciare assolutamente nessun 50 cm di spazio, perché ti colpisce in maniera mortifera, come ha fatto Moschioni. Bravo è stato a uscire bene dai blocchi. Dall'altra parte ancora Sante, ma qui poi non c'è un taglia fuori, perché è lasciato tranquillamente Girardo a prendersi il pallone dopo l'errore del tiro di Sant, e quindi siamo su 68 a 65. 5 minuti al termine della partita, amici ascoltatori, amici di Teleantenna, amici del internauti del FVG Sport Channel, seguiteci e seguite cosa sta succedendo in campo. Attenzione, l'arbitro Toffolo, che era lì proprio a un centimetro, decreta
Il pallone ancora in fase offensiva per la Trenergy e per la Trevisan Confezioni Latisana, che avrà solamente 5 secondi per chiudere l'azione. Allora vediamo, andrà a tirare qualcuno, lo fa Rubin dalla distanza, il tiro è corto, rimbalzo è per Infanti, aveva 5 secondi, non poteva fare altro il numero 4, Matteo Rubin in questa circostanza. Ancora attacco Blue Energy, difende a uomo la squadra del Divanni Zanon. Ecco Umberto Nobile, non c'è nessun blocco, nessun gioco in pick and roll, ma c'è solamente un uno contro uno con Umberto Nobile, il quale sfrutta al meglio il fondo. Qui non c'è stato, qui era un errore effettivamente del suo difensore, che poi si è tirato in parte per non commettere fallo, ma ha lasciato comunque 2 punti che gridano vendetta. 70 a 65, ancora attacco per Mauro Maran, ma il pallone non va a bersaglio, chiedeva anche un fallo personale non fischiato e non rilevato dunque dalla coppia arbitrale. 4 minuti ancora da giocare, 70 a 65, attacco per Infanti del Blue Energy, ancora per Sant, può andare al tiro comodamente, questa volta Alessandro Sant, numero 13, è andato a segnare riportando la situazione con più tranquillità per quanto riguarda appunto la squadra di casa della Blue Energy di Codroipo, che sta conducendo a 3,30 per 7 punti, 72 a 65, quando appunto la Tisana era giunta anche a 3 punti di distanza. Attenzione, c'è qualche situazione da valutare, ci pare che le proteste del Trevisan su un possibile fallo vadano a colpire con un fallo tecnico la panchina del Trevisan Latisana. Esatto, è proprio così. No, è un giocatore probabilmente. Allora, vediamo un po'. Ci dovrebbero essere stati fischiati 2 tecnici consecutivi, quindi dovremmo avere, se è così, 2 tiri liberi più possesso. E allora intanto Umberto Nobile segna il primo libero per il primo fallo tecnico dato alla panchina. Adesso ci sarà il secondo fallo tecnico dato al giocatore, che è Moschioni, vediamo un po', che sta ancora protestando peraltro. Anche il secondo va a bersaglio. E quindi adesso c'è anche il possesso di palla ancora per il Codroipo, e dunque per questa protesta per la Tisana intanto ha procurato 2 punti ed è con l'azione offensiva. Siamo a 74 a 65. Vediamo Malfante, il passaggio è verso Umberto Nobile, che poi riesce a recuperare il pallone. Ancora Malfante, ancora fuori per Girardo. Girardo, il tiro dalla distanza, e sono 3 punti per Federico Girardo, che porta, pensate un po', a 12 punti di vantaggio, che però allora vengono ridotti di nuovo a 9, grazie al canestro sempre dai 6,75 di Mauro Maran. E qui le cose si stanno facendo interessanti, anche perché la Tisana ha un momento di un colpo di coda, l'ha avuto già un minuto fa. Ancora Maran da 3 punti, altro canestro pesante e c'è un time out di Portelli e si ritorna a meno 6. Avete visto com'è la pallacanestro, amici ascoltatori? La Tisana era a meno 3, è andata in attacco, ha sbagliato, canestro poi di Codroipo, si è portata di nuovo più 5, fallo tecnico, tiro da 3 punti di Girardo e più 12, 2 tiri consecutivi della Tisana, quindi 6 punti, meno 6. Questa è la pallacanestro, questa è la bellezza appunto di questo nostro sport, che è sempre così quanto mai imprevedibile, sempre che ovviamente le due squadre, come in questo caso, si equivalgano, nel senso che ovviamente quando le situazioni sono diverse in campo, quando c'è una squadra altamente attrezzata e un'altra che purtroppo nella sua volontà del campionato vuole solo salvarsi, è chiaro che le dimensioni sono diverse, però insomma in questo caso abbiamo visto delle ottime performance con soluzioni personali firmate soprattutto in queste ultime circostanze dal capitano numero 8 Mauro Maran, che ha riportato a meno 6 la sua squadra, ossia la Trevisan di Latisana. E ora ovviamente la difesa deve essere tutto campo, mancano 2 minuti e 53 al termine della partita. Codroipo, dopo il time out chiesto dal proprio allenatore,
è in fase offensiva con Infanti che offre palla ancora a Sant, poi per Malfante, ecco ancora Infanti, Malfante, tiro dai 6,75, il pallone accarezza il ferro però viene sputato e c'è l'opportunità ancora per la Tisana di offrire una performance offensiva. Toccato il pallone da dietro da parte di Malfante, 11 secondi, Moschioni, arresto e tiro di Moschioni, non c'è canestro, c'è rimbalzo per la squadra padrona di casa che può gestire al meglio 2 minuti o meglio 24 secondi a sua disposizione negli ultimi 2 minuti di questa partita, di questo quarto periodo, quindi dell'ultimo periodo di gioco. Vediamo la fase offensiva da parte della squadra dei Codroipo con Malfante ancora che riesce a bucare la difesa ospite, ma poi dopo si riprende anche il pallone e questo canestro da 2 punti di Malfante propone 8 punti di distacco fra le due squadre. Vediamo ora, dovrà in qualche modo accelerare, poi c'è anche un fallo offensivo di Bianchini su blocco irregolare, va a terra ovviamente tra Bianchini e Santa ci sono almeno un 60 kg di differenza, però comunque il blocco è stato un blocco irregolare per liberare il tiro da parte di Rubin, quindi pallone ridato alla Blue Energy di Codroipo, 1 minuto e 39, ancora non si può dire che si può girare giù la sala cinesca, forse con questo canestro di Umberto Nobile ormai per la Tisana potrebbero esserci i minuti, i secondi contati, ma comunque ancora anche in questo caso c'è poi questa palla rubata dalla squadra di Codroipo che poi con Infanti è andata a sbagliare da sotto in maniera quanto mai banale, ma manca 1 minuto e 15, sotto misura Girardo e ormai direi che per la Tisana bisogna riproporsi con la prossima partita perché ormai questa è andata, pensiamo a 1 minuto dal termine, c'è un fallo sì difensivo del Codroipo ma non ci sono nemmeno i bonus, per cui ha fatto bene a bloccare l'azione offensiva alla squadra del Blue Energy di Codroipo che è sopra ora di 12 lunghezze, il tiro di Moschioni è sbagliato e ormai diciamo butta la pasta che ormai è tutto finito, altro contropiede per Umberto Nobile, il pallone viene buttato fuori dal campo dal Codroipo stesso, ma a 51 secondi recuperare 12 punti è effettivamente molto 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 difficile. Possiamo solamente dire che per il Codroipo la prossima gara sarà quella contro il Fogliano il prossimo sabato, poi per quanto riguarda invece la squadra di Latisana giocherà in casa un altro derby, il derby Friulano Udinese contro la Geatti di Udine Basket Time. Allora a 30 secondi dal termine, amici ascoltatori, vi ringraziamo ovviamente per quanto ci avete potuto dare anche in virtù di una volontà di guardarci queste performance delle squadre della serie C Silvers. Ora c'è a 24 secondi dal termine sì il canestro di Mauro Maran dai 6,75 che vale 3 punti e che riporta a 9 le lunghezze di vantaggio per la squadra di casa, ma c'è anche un leggero infortunio, il solito crampo per quanto riguarda Girardo, Moschioni da sportivo qual è, va a, come sempre si fa in queste circostanze, a tirare il piede, a optare una soluzione di stretching per far sì che il crampo non prenda tutta la gamba e si possa riprendere tranquillamente la propria posizione, non in campo in questo caso, perché se un giocatore cade terra e subisce un infortunio deve essere obbligatoriamente fatto uscire. Bene, si può andare a chiudere questa cronaca, tutti sono fermi, ovviamente si aspetta solamente l'ultimo pallone giocabile, o meglio non giocheranno le due formazioni, come vedete si fermano tutti come si fanno quando ormai il vantaggio è acquisito e dunque amici ascoltatori la squadra di casa della Blue Energy di Codroipo batte Trevisan Latisana per 83-74, direi anche con merito. Grazie dell'attenzione e per quanto riguarda gli amici internauti, fra poco quando avremo a disposizione sentiremo anche le opinioni dei protagonisti in campo. Intanto ricordo, Blue Energy Codroipo batte Trevisan Confezioni Latisana 83-74 e un saluto a tutti voi.